quello che dico sempre quando mi chiedono che lavoro fai è: io guido l'astronave. Come siamo messi in Europa dal punto di vista della frontiera spaziale, come è messa la NASA e insomma qual è lo stato delle agenzie spaziali che ormai sono più che statali, sono sovrastatali, no? Perché collaborano più stati tutti insieme, insomma come siamo messi dal punto di vista dei nostri tecnici e operatori, insomma. Beh, allora, la NASA chiaramente è la NASA, ha portato l'uomo sulla Luna, l'ESA no. Ok. Però l'ESA si sta difendendo molto bene perché, per esempio, a livello di esplorazione spaziale, l'ESA ha messo uno spacecraft su una stella cometa. Questo la NASA non l'ha fatto. Possiamo dire la verità. Mi sento come un bambino a un parco giochi. Fantastico, benissimo. Con dei giocattoli molto costosi. Bentornati ad A Fuoco. In questa nostra terza puntata affrontiamo un tema che ha fatto sognare l'umanità da sempre. Il tema dello spazio, la nuova frontiera della razza umana. E insieme a me c'è un ospite che ringrazio veramente moltissimo, un ingegnere aerospaziale, ha studiato qui a Padova, all'Università di Padova per l'appunto, e adesso lavora all'ESA, European Space Agency, quindi l'Agenzia Spaziale Europea, come Spacecraft Controller, quindi adesso ci spiegherà che cos'è esattamente questo lavoro. Vi presento Loris Gravinese. Ciao Alessandro, grazie per l'invito. Oh, allora, innanzitutto abbiamo un sacco di cose di cui parlare perché il tema dello spazio è un tema che mi appassiona, sì. Ma prima di tutto ti faccio la classica domanda con cui introduco tutti gli ospiti. Come sei arrivato? Beh, dove sei ora? Che cosa fai? Ma qual è stato anche il tuo percorso che ti ha portato a studiare e arrivare appunto a diventare un ingegnere aerospaziale e poi insomma a lavorare nel mondo dello spazio? Beh, allora... Io ho studiato liceo scientifico, uh-huh. E mi ricordo che la mia tesina di quinta liceo si intitolava L'eleganza dell'universo, che riprende un documentario di Brian Greene, che è un fisico che è un divulgatore di successo, e parlava delle teorie sulla nascita e sulla fine dell'universo. Cosa interessantissima. Interessantissimo. Soltanto che il mio sogno da quando ero bambino era proprio quello di fare l'astronauta. Okay. È un sogno comune, diciamo, è un po' tutti i bambini vogliono fare l'astronauta in varie fasi della loro vita, ma un po' tutti, ah sì, vorrei fare l'astronauta. E quindi mi chiesi, ok, cosa posso fare adesso per avvicinarmi il più possibile alla realizzazione di questo sogno? Certo. E quindi scelsi di iniziare ingegneria aerospaziale. Uh-huh. Ora, c'è da dire che studiare ingegneria aerospaziale non fa diventare astronauti. Anche perché sono quasi tutti militari, no? Gli astronauti sono... Beh, una volta sì. Adesso invece ci sono anche i civili, soltanto che però diventare astronauta è molto 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 difficile, certo. Per un discorso anche di salute, nel senso che gli astronauti devono affrontare delle prove fisiche veramente difficili. Importante. E devono avere una salute di ferro, perché certo. Qui magari ci scostiamo un po', però, poi ci torniamo. Però è interessante. Sulla stazione spaziale c'è un'unità medica, uh-huh. Gli astronauti sono preparati per fare piccoli interventi, diciamo non interventi chirurgici, ma magari risolvere alcuni problemi di salute lievi. Certo. I problemi che possono avere gli astronauti sono divisi in tre livelli, uh-huh. Dal meno grave al più grave. Con livello 3 vuol dire trasporto di astronauta a terra, oh, sì. Immediato. Quindi mi viene un attacco di cuore, un infarto. Esatto. No, per esempio, per un attacco di cuore tu lì puoi fare qualcosa perché hai i defibrillatori. Certo. Però immagina se l'astronauta ha un'emorragia interna. Cosa fa? Per qualsiasi motivo bisogna usare il veicolo di emergenza per il rientro. Sulla stazione spaziale ce ne sono sempre due in hot standby, si dice, vuol dire che pronti. Sono in standby ma sono pronti. Ma è mai successo che si dovesse utilizzare il veicolo di... Allora, credo che sia successo, però è successo a dei russi, non è successo alla stazione spaziale. Ora, il veicolo di emergenza è appunto adesso è una parte della Soyuz, che è il razzo, diciamo, che porta gli astronauti nello spazio. Okay. Quindi rimane attaccato, è questa navicella a forma di goccia, diciamo, o di campana, mm-hmm. E
da quando si entra dentro a quando si atterra ci vogliono 3 ore. Però dallo spazio velocissimo. Sì, velocissima. Però se uno ha un'emorragia interna, 3 ore possono essere fatali. Infatti nell'unità medica si cerca di stabilizzare il paziente, certo, per poi dopo trasportarlo in una condizione di sicurezza a terra, dove poi riceverà le cure. Certo. Quindi ci sono delle selezioni per gli astronauti. Ma hai già buttato la spugna oppure forse ti vedremo? Io non ho buttato la spugna. Allora, non ho buttato la spugna perché il diventare astronauta è veramente una cosa che mi sono portato fin da quando mi ricordo. Ok, fantastico. Però diciamo, bisogna pagare le bollette anche. E quindi ho detto, ok, magari l'astronauta è una cosa che posso provare a fare, ma magari non ci riuscirò. Anzi, è molto probabile che io non ci riesca, perché il 99,999% delle persone non ci riesce. L'ingegnere, però posso studiare. Posso comunque lavorare nello spazio. E per fare questo, io ho studiato ingegneria aerospaziale, che ti dà un quadro generale di tutte le attività aeronautiche e spaziali in cui si sta comunque sempre per aria. Questo è bellissimo. Sì. E quindi tu in che cosa ti sei specializzato esattamente e come sei finito poi all'ESA? Perché... Allora, io mi sono specializzato in propulsione. Ok. Ovvero entrambe le mie tesi di laurea, uh-huh, sia triennale che magistrale, uh-huh, trattavano di propulsione. La prima, propulsione ibrida, che è un tipo di propulsione che è molto in voga adesso perché è più economica, uh-huh, che si usa un mix tra combustibile solido e carburante liquido, insomma, okay, cose, che non cose complicate, però comunque costa meno. Ok, benissimo. Costa meno e questa cosa interessa moltissimo. Chiaro. E invece la seconda, siccome l'ho preparata in Turchia... Ah sì, adesso poi ci arriviamo che ti devo chiedere di questo. Preparata in Turchia, è stata un'avventura, è stata sui lanciarazzi. Ok, quindi sempre su comunque la propulsione, cioè quel qualcosa che spinge in aria qualcos'altro. Esatto, perché effettivamente dal punto di vista tecnologico non c'è nessuna differenza tra un missile e uno shuttle. Ok. La differenza è il peso, magari la dimensione, quello che ci sta. Sì, esatto, ma la differenza maggiore è lo scopo. Ok, certo. Ma dal punto di vista ingegneristico il processo è uguale. Ma mi viene in mente la figura di Von Braun, no? Il nazista che ha cominciato a fare scoppiare le cose per Hitler, sì, e poi ha portato l'uomo sulla Luna, no? Esatto, perché passò alla NASA e grazie a lui si costruì il razzo Saturno 5, che poi portò gli astronauti sulla... Quindi diciamo, sì, abbiamo pagato un prezzo, perché comunque era un bel nazistone, Von Braun, sì, però sì, un nazistone, sì, con almeno delle capacità tecniche che sono è state vero, utili all'umanità. È stato perdonato, diciamo così, perché era utile, sì, allo sviluppo tecnologico. Uno cerca di ricordarlo per le cose buone che ha fatto, però purtroppo bisogna anche considerare le altre. Vabbè, insomma. Ma adesso mi hai fatto venire, insomma, la domanda è d'obbligo. Tu hai passato un periodo in Turchia. Sì. E non è un periodo qualsiasi. No. Perché è stato il periodo in cui è capitato quel terribile macello di quella specie di colpo di Stato e di insomma, che cosa è successo mentre eri in Turchia e com'è stata la vita lì? Deragliamo un attimo dal tema dello spazio per parlare un po' di attualità e anche di un punto di vista, perché ricordo che anche sul giornale avevi fatto un articolo, no? Eri stato intervistato, cioè il punto di vista di qualcuno che va a vedere concretamente cosa succede in un paese come può essere la Turchia quando qualcosa va storto. Sì. Ho passato un anno in Turchia a cavallo tra il 2015 e il 2016 ed è stato un anno molto difficile. Ecco, io passai quell'anno ufficialmente come studente Erasmus, okay, in Turchia. Okay. Anche se poi dopo mi trovai a fare anche altre cose che erano al di fuori dello scopo dell'Erasmus. Okay. Però è stato. Ho vissuto quell'esperienza veramente con fatica. Perché la Turchia è un paese molto diverso dall'Italia. Ora, io il mio obiettivo era quello di andare più possibile verso l'est. Ok. E la Turchia è... C'era un motivo di studio per questo, scusa se ti interrompo. No, non c'era veramente un motivo di studio. Ero guidato dalla mia passione verso il Medio Oriente. Certo.
Perché molte cose sono diverse in Medio Oriente. Ora, la Turchia non fa parte del Medio Oriente, però Non era il come paese più vicino in cui potevi accedere con a cui potevo l'Erasmus. accedere, sì, con l'Erasmus. Perfetto. Quindi io passai un anno lì e durante quell'anno ci furono 3 o 4 attentati, di cui uno che ho scampato proprio per pochissimo, perché fu uno degli attentati più gravi che avvennero in Turchia, perché 2 persone si fecero saltare in aria durante una manifestazione di fronte alla stazione dei treni in cui io andavo di solito, all'ora in cui io andavo di solito. Quindi fu un puro caso che quel giorno. Non, tu non fossi lì, Esatto. quindi era vicino. E ti trovavi a Istanbul, No, io mi che trovavo ad ad Ankara, Ankara, quindi la capitale, sì. insomma, è nel punto più caldo, anche se vogliamo. Esattamente. Quindi attentati terroristici frequenti e vicini anche alla zona che poi la Certo. zona dell'università. E poi il colpo di Stato, o il tentato colpo di Stato, Esatto. meglio. Poi il colpo di Stato era il 15 luglio del 2016 e io erano le 8 di sera circa, guardavo fuori Certo. dalla mia finestra e vedevo degli F-16 volare molto bassi. Bassi, talmente bassi che tu eri capace di leggere il numero dell'aereo Ah, sì. sotto la Quindi carena. Passavano passavano vicino. molto vicini. Infatti ci sono anche delle immagini di gente che buttando delle bottiglie dai palazzi era più in alto degli aerei. Mamma, incredibile. Vabbè, palazzi grattacieli, però Certo, comunque passavano molto basse. sì, passavano molto bassi. Io ero abituato a vedere aerei militari passare sopra Ankara perché comunque sono frequenti. Di solito sono aerei militari cargo, Ok. non caccia. In quel caso invece vidi proprio quegli F-16 che erano bassissimi. E ero preoccupato, ma non tantissimo, perché ho detto, siamo in Turchia, può Succede. succedere. Ok. Ok. E invece poi dopo ricevetti telefonate da amici miei che erano in alcune zone di Ankara e mi dissero non venire da queste parti perché sono arrivati i carri armati. Carri armati, quindi una vera e propria Sì. attività dell'esercito regolare turco. Sì. Esercito comandato da una serie di generali ribelli che poi si trovò a ingaggiare degli scontri a fuoco con la polizia, che invece era filo presidenziale. E io ricordo, perché noi siamo amici su Facebook, ricordo video Sì, postati da te in quelle notti con gli spari che si vedevano dalla finestra e incredibile. perché c'erano degli elicotteri dell'esercito, almeno uno di questi elicotteri ha sparato. E si vedeva proprio, infatti, la città non era distrutta la mattina dopo. Però si vedevano dei danni molto chiaramente, soprattutto nella zona di Kızılay, che è la parte centrale di Ankara. Ho capito, sì, comunque È un'esperienza stata un'esperienza tosta. notevole. Tra l'altro ricordo che in realtà internet era, non dico interdetto, ma si cercava, ma tu utilizzavi una connessione VPN e postavi lo stesso su Sì, Facebook, sì, perché sì. Questa è una cosa che veniva fatta solitamente dopo un attentato. Quindi subito dopo un attentato venivano resi irraggiungibili Facebook, Twitter, tutti i YouTube. social. Sì, certo. Forse anche per non creare, diciamo, panico tra la gente o per non Certo. far diffondere delle fake news su cose che invece non stavano accadendo. Certo. Però in quel caso lì, io ormai in Turchia usavo sempre il VPN. Chiaro. Perché comunque il VPN è una crittografia, quindi almeno ero protetto anche da eventuali intercettazioni. Ciao così. Tra l'altro occupandoti tu di razzi e di cosa. Io sì, ero Sì. diciamo una persona che aveva a che fare con cose e non volevi essere in Turchia in quel momento. Fantastico, vabbè, insomma, un'esperienza difficile, però nel percorso anche di formazione, poi di un futuro ingegnere, è anche una cosa interessante. E possiamo dire che fai parte un po' di quella che viene chiamata la generazione dei cervelli in fuga Sì. all'estero. Perché io vorrei capire, io la storia la so già, ma naturalmente i nostri spettatori ancora no, come sei finito all'ESA e come mai sei uscito dall'Italia? Perché in Italia? Perché non c'è un ente spaziale italiano dove tu possa. Allora, in Italia c'è l'Agenzia Spaziale Italiana, Certo. tuttavia è comunque difficile entrarci. Certo.
È difficile entrarci tanto quanto è difficile entrare nell'Agenzia Spaziale Europea. Quindi a quel punto entrare in una o nell'altra siamo lì. Ora, la mia esperienza in Turchia mi ha aiutato in questo perché mi ha permesso di entrare in contatto con delle realtà che lavoravano direttamente per l'ESA. Certo. E quindi io tramite queste aziende sono diventato un contractor, quindi io fornisco i miei servizi all'ESA a tempo pieno. Ok, quindi sei sostanzialmente un loro dipendente, un loro Sì, in pratica collaboratore, sì, possiamo dire esatto. così. Perfetto, e quindi tu semplicemente ti sei mandato un curriculum. Io non ho neanche mandato il curriculum, io contattai la persona di risorse umane direttamente dicendo io ho fatto questo, questo e questo, mi piacerebbe fare questa cosa, questo lavoro, Adesso poi ci si spieghi bene. che adesso vi spiego, e lei mi disse non subito, passarono alcuni mesi, però poi mi disse ci servi. Ci sei, ok. Cioè, sarà stato un periodo di formazione, naturalmente. E all'inizio, quando vai lì, è obbligatoria la formazione perché nessuno è preparato per quello che si fa nelle operazioni dell'ESA. Allora, perché l'ESA ha varie strutture in cui si fanno cose diverse, e magari in Certo. una si fa scienza, e allora lì tu puoi già essere preparato Certo, per quella sei un cosa lì. Fai chimico, sei un... Sì, ok. la tua ricerca. Certo. Però io che sono nelle operazioni, ovvero io sono quello che fa funzionare le cose. Allora, bisogna imparare come volano le astronavi. Fantastico. Allora, a questo punto, allora, quando tu mi hai raccontato che eri stato preso e mi hai raccontato che cosa facevi esattamente, io ho pensato che era la cosa più figa che io avessi mai sentito. Proprio il lavoro dei sogni. Che cosa fai esattamente? Quello che dico sempre quando mi chiedono che lavoro fai è io guido l'astronave. Cioè, è la cosa più figa È la dell'universo. cosa più figa dell'universo. E il fatto è che è molto più complicato di così e molto meno romantico. Però in sostanza faccio questo. Ti faccio una piccola intro così capisci bene. Ogni astronave, che da adesso in poi chiamo spacecraft Ok, perché... un'astronave è qualsiasi oggetto che viene, perché per definirlo, perché a noi viene in mente il disco volante, no? Un'astronave è qualsiasi oggetto che vola a una quota più alta di 100 km. Ok, perfetto. Se voli a più di 100 km, il tuo è un volo spaziale. Benissimo. Ora, le astronavi che adesso chiamiamo spacecraft possono viaggiare verso altri pianeti, oppure possono essere dei satelliti che ruotano intorno alla Terra o intorno ad altri corpi celesti. Certo. Però comunque, essendo fuori dall'atmosfera terrestre, Sono sono degli comunque. spacecraft, ovvero delle Perfetto. astronavi. Ok. Ciascuno spacecraft invia dei dati a terra perché sono lì apposta. Certo. Quello che faccio io è ricevere questi dati, analizzarli per vedere se sullo spacecraft ci sono stati dei problemi rispetto alla strumentazione, per Certo. esempio, e inviare i comandi a tutti i sottosistemi, perché per esempio uno spacecraft bisogna spostarlo. Certo. Bisogna metterlo con l'assetto giusto, oppure bisogna accendere uno strumento, spegnerne un altro. Questo si fa attraverso i telecomandi che io invio. Certo, quindi è come se ci fosse una cabina di pilotaggio che però sta in Esatto, Germania invece che nel cielo. Perfetto. Ma e tra l'altro io non so niente naturalmente di ingegneria aerospaziale, quindi mi perderei se magari è la no, domanda più stupida tranquillo, del la mondo. maggior parte della gente non sa niente, Ma anzi, come ti si dirò. sposta l'assetto di un satellite? Ci sono dei getti? Sì, ci sono dei razzetti. Ok, quindi proprio come Sì, ce la immaginiamo, dei mini razzetti. esatto, ma sono dei razzetti, diciamo, di questa dimensione qua per uno spacecraft che magari è grande come un SUV, o Fantastico. anche di più, a volte come degli Perché nel autobus. vuoto comunque basta una piccola spinta perché poi il moto si Esatto, conserva, no? perché per esempio i miei spacecraft viaggiano tra i 700 e gli 800 km di quota. Ok. Lì non c'è aria, Ah, certo. però c'è comunque la pressione solare, ovvero il sole. Nelle sue radiazioni, Certo. comunque crea una pressione sui pannelli solari che, per quanto piccola, Fa cambiare fa Ah, quindi vanno fatti cambiare. degli aggiustamenti in sostanza. Vanno settimanalmente, si Ah. fanno le manovre di correzione perché, siccome i miei satelliti fanno
osservazione della Terra, quindi certo. Sono tutti rivolti verso Terra. Esatto, dopo ci spiegherai esattamente che cosa, a parte che quando uno dice i miei satelliti, già per me è la cosa più figa del mondo. Eppure... sono come un fanboy, avete visto il bambino nel negozio delle caramelle, cioè sentire uno dice i miei satelliti, vabbè, non importa, i miei spettatori mi perdoneranno se sono così emozionato, ma è una cosa che mi... No, in esatto. Effetti sono emozionato anch'io, tra l'altro l'emozione non passa, non diminuisce. Da quant'è che fai questa cosa? Da un po' più di un anno. E non è, però, è ancora figo come il primo. Sento come un bambino a un parco giochi. Fantastico, benissimo. Con dei giocattoli molto costosi. Ecco, tra l'altro, domanda, stiamo deragliando, ma insomma è bello anche così. Quanto diavolo costa un satellite? Qualche centinaio di milioni di euro. Ok, quindi insomma quindi è come se sbagli un piccolo calcolo, il problema è notevole. Sì, ci sono varie misure di sicurezza per permetterti di non sbagliare troppo. Okay. Quindi si cerca di rimuovere l'errore umano il più possibile, però si può sbagliare. Perfetto. Quando si sbaglia è un problema. Quindi tu devi fare questi piccoli aggiustamenti. La pressione solare è un fattore, poi ce ne sono altri che influenzano il... Beh, per esempio, una delle cause dei vari spostamenti del satellite... Mm-hmm. Sono i detriti spaziali. Ah, ecco, tra l'altro leggevo di recente un articolo che diceva che abbiamo un problema enorme di detriti. Sì, è vero. Abbiamo buttato troppo schifo in giro. Esatto, e non solo, ti dirò di più, i detriti spaziali possono essere pezzettini di roccia o ghiaccio. Tra l'altro uno dei miei satelliti è stato colpito da uno di questi. Ah, fantastico. Abbiamo, questa cosa è divertentissima quando la racconto, su uno dei miei satelliti che si chiama Sentinel 1A, okay. Abbiamo una macchina fotografica che fa i selfie. Questa macchina fotografica costa 500.000 euro. Va benissimo. E hanno in serve per fotografare i pannelli solari. Okay. Ora, noi abbiamo visto che avevamo un problema. Questo è successo un paio di anni fa, prima che arrivassi io, però ho incorniciato la foto, perché su uno dei pannelli solari c'è un buco. Come c'è un buco? Perché un detrito l'ha colpito e non si è riusciti a spostare lo spacecraft in tempo. Ha colpito uno dei pannelli solari, c'è un buco di qualche centimetro di diametro. Però funziona tutto benissimo lo stesso. Funziona ancora tutto, fortunatamente da quel pannello riceviamo un po' meno corrente che dall'altro, però riusciamo a fare, sono tutti sovradimensionati, perché nel caso di un problema comunque puoi fornire abbastanza elettricità al satellite. Okay. Quindi tu gestisci vari satelliti, questo Sentinel è uno, e poi ce ne sono altri, ma tutti dello stesso programma? Sì, fanno tutti parte del programma Copernicus, che è il programma attualmente in fase di sviluppo. Certo. Che al suo completamento sarà il programma più vasto per l'osservazione della Terra, perché avrà almeno 24 satelliti. E adesso quanti ce ne sono? E adesso stiamo per lanciare il settimo. Ok, quindi si sta costruendo. Entro quanti sono? No, non si sta costruendo, è pronto, dentro il razzo. Lo lanciamo il 25 aprile. Da dove? Da Plesetsk in Russia. Beh, e tu andrai lì a vederlo? No, io controllo da Darmstadt. Ok, tu fai ground control. Io faccio ground control. Quello che si sente nei film. Esatto. Quello che quando qualcosa va male è te che chiami. Sì, benissimo. Beh, esattamente. È una cosa veramente fantastica. Ma devo contenere il mio fanboy, perché mi sono segnato una lista di domande interessanti da farti, non devo deragliare troppo. E vorrei sapere perché, quando si parla di spazio, di agenzie spaziali, alla fine il nome che viene in mente a tutti è sempre lo stesso: la NASA. Allora, io però a questo punto vorrei fare un po' di sano difesa dei nostri valori europei. Vorrei chiederti come siamo messi in Europa dal punto di vista della frontiera spaziale, come è messa la NASA e, insomma, qual è lo stato delle agenzie spaziali che ormai sono più che statali, sono sovrastatali, no? Perché collaborano più stati tutti insieme. Insomma, come siamo messi dal punto di vista dei nostri tecnici e operatori, insomma. Beh, allora, la NASA chiaramente è la NASA. Ha portato l'uomo sulla Luna, l'ESA no. Ok. Però l'ESA si sta difendendo molto bene, perché, per esempio, a livello di esplorazione spaziale, l'ESA ha messo uno spacecraft su una stella cometa. No, sì, me lo ricordo, quella cosa lì era... Fantastico. Che è molto più difficile che mettere degli esseri umani sulla Luna. Bisogna intercettare nel giusto, no? Ci sono stati 10 anni di preparazione della missione e 10 anni di viaggio per raggiungere la cometa. Ci poteva andare storta qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Mm. Qualsiasi cosa. Ora, tenete presente che sulla Terra, per uscire dalla gravità della Terra, uno potrebbe usare un fucile che spara il proiettile molto velocemente. Sì. Questa velocità che ti serve per uscire è di, mi sembra, 20 km al secondo. Ok, la velocità di fuga. La velocità di fuga, però comunque, diciamo, vari chilometri al secondo. Ok. Poi
poi magari 20 non è corretto, ma vari chilometri al secondo. Okay. Sulla cometa, siccome è molto più piccola della Terra, la velocità di fuga era di alcuni centimetri al secondo, quindi bastava pochissimo per far uscire tutto. Quindi ora noi siamo stati sfortunati perché purtroppo il lander, ovvero la parte dello spacecraft che atterra sulla cometa, è atterrato in una zona d'ombra e quindi non ha potuto ricaricare le batterie. Ah. Per cui si è riusciti a fare alcune analisi, okay. Però la missione è durata meno del previsto. In ogni caso, questo la NASA non l'ha fatto. Possiamo dire la verità. Ci sono tantissimi progetti a cui l'ESA partecipa. Non mi rendo conto neanche della quantità in parallelo di progetti che un ente di queste dimensioni possa portare avanti. Sì. Sono tantissimi. Abbiamo Copernicus per l'osservazione della Terra, Galileo che sarà il nostro GPS europeo. Perché il GPS è proprietà del Department of Defense, il Dipartimento della Difesa americano, certo. Il GPS. Noi avremo il nostro. E noi avremo il nostro, che si chiama Galileo. Anche un nome un po' più figo. Poi abbiamo le missioni di astronomia per osservare le galassie e abbiamo una missione che si chiama Bepi Colombo, che prende il nome da Giuseppe Colombo, che era un professore di Padova, che ha fondato la Facoltà di Ingegneria Aerospaziale, che deve andare su Mercurio. Fantastico, è una cosa meravigliosa. Noi esploriamo. Quindi diciamo che l'Europa si difende. L'Europa si sta difendendo bene, soprattutto perché ha un terzo del budget che ha la NASA. Ah, abbiamo quindi c'è un problema anche di fondi da noi? Beh, in totale il budget dell'ESA annuale è intorno ai 5-6 miliardi di dollari. Ok. Sembrano tanti, però in realtà però se pensi che sono forniti da tutti i paesi dell'Unione, sì, non sono tantissimi. Certo. La NASA da sola 18 miliardi di dollari. Certo. Quindi, è un po' diverso. Il triplo minimo, insomma, sì, se non di più. Quindi sì, la questione dei fondi sicuramente è importante. Ma a proposito dei fondi, una delle cose che si sente dire dal popolo, se vogliamo, io quando lo sento mi scappa la pazienza, ma insomma, è: ma cosa spendi soldi sulle navi spaziali? Cura il cancro, no? La classica cacchiata, possiamo dirlo, perché a parte che c'è un ritorno tecnologico pazzesco, ma quindi la gente non sembra neanche molto interessata a pagare per l'esplorazione spaziale. Perché si sbagliano? Allora, quando entri in questo campo sei costretto a dire delle cose che magari sono poco piacevoli. Diciamole, non ci spaventiamo. Allora, purtroppo la conoscenza media scientifica di una popolazione è bassa. Bassa, okay, bassa. Quindi non è neanche intanto colpa della gente fare questo tipo di pensieri. Sì, 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 è sì, che sì, loro sì, proprio non conoscono l'argomento e quindi poi non sanno qual è il loro guadagno. Ti faccio un esempio. Il programma Copernicus costa più o meno 7-8 miliardi di euro. Ok, totali, quindi un budget notevole. È notevole. Il ritorno economico, non scientifico, il ritorno economico del programma Copernicus è stimato a 30 miliardi di euro. Ma in che cosa? Cioè, è un programma di osservazione della Terra. Che ritorno economico ne abbiamo? Molto semplice. L'ESA, siccome è un ente europeo, certo, non deve guadagnare sui prodotti che crea. Per certo, esempio, noi creiamo una serie di immagini della Terra, però sono accessibili gratuitamente, sono pubbliche. Certo. Ora, immagina di avere, per esempio, un'agenzia di immersioni subacquee sull'Adriatico. Ok. Assumi una persona, un informatico, che ti faccia un'app che va a prendere i prodotti del programma Copernicus per avere il monitoraggio costante del mare in quella zona lì. Ah, certo. Tu ci guadagni perché hai l'agenzia e sai, e puoi vendertela bene. Quindi vendiamo servizi con questa cosa, in sostanza. Quindi l'ESA non ci guadagna niente, certo, ma è il ritorno economico dei cittadini dell'Unione. Certo, che poi è quello che ci interessa. Infatti. Quindi l'Unione Europea investe per creare posti di lavoro e introiti per i cittadini dell'Unione. Certo, e quindi c'è un ritorno, per non parlare poi del ritorno scientifico. Per non parlare del ritorno scientifico. Ora, per esempio, una missione scientifica, per esempio, per l'osservazione dello spazio, okay, quindi con la telecamera non rivolta verso la Terra, ma rivolta verso il cielo, okay,
Uno potrebbe pensare cosa ci potrebbe servire a noi, ma lo sviluppo tecnologico necessario per creare quella missione lì poi ha delle applicazioni sulla Terra. Certo. Il volo umano sulla stazione spaziale, essendo in microgravità, certo, alcune patologie si sviluppano molto più velocemente rispetto che sulla Terra. Quindi si possono studiare. Perché proprio il corpo degli astronauti è soggetto ad un invecchiamento, perché loro perdono massa muscolare, perdono massa ossea, perdono sangue, non nel senso che sanguinano, ma nel senso che la quantità di sangue presente nel corpo durante la missione diminuisce. Questo è incredibile. Quindi gli effetti, tra l'altro, della microgravità sono pesantissimi. Sì. Questa potrebbe essere anche una delle sfide più grandi poi per il viaggio spaziale. Assolutamente sì. Perché poi magari su Marte ci arrivi, ma se ci arrivi che sei uno scheletro che neanche non riesce a camminare... Infatti... Per arrivare su Marte, il viaggio... Che poi ci parleremo di Marte, ci arrivo. Ah, ci arrivi. No, ma intanto finisci. No, per esempio, per arrivare su Marte, uno dei problemi principali non è il razzo per arrivare su Marte, ma è come far arrivare le persone in salute su Marte. Sì, questo è molto... Perché il viaggio per arrivarci dura 8 mesi circa. Sì, non è neanche così... E 8 mesi si possono fare nello spazio. Sì, certo. Però il fatto è che usciti da, diciamo, la sfera di influenza della Terra in cui è il campo magnetico, l'atmosfera, eccetera, la radiazione solare è una radiazione che può causare tumori. Quindi ci arrivi malato. Potresti arrivarci malato, perché sei per 6 mesi, 8 mesi, 9 mesi, sei soggetto a questa radiazione qui che sì, non conosciamo, può essere letale. Certo. Nei film di fantascienza si vede sempre le astronavi che hanno la gravità dentro, no? Esatto. Ma siamo lontani dal ricreare la gravità all'interno. Sì, perché purtroppo per creare la gravità ci vuole la massa. Certo. Ora, le astronavi hanno poca massa. Certo. E quindi per creare la gravità dovremmo fare un'astronave rotante. Ora... Hai visto Interstellar? Certo. Non te lo chiedo, perché certo, l'hai visto. Ma certo, io quando ci parlo di fantascienza vedo tutto. Quindi. Infatti, vedi, Interstellar hanno fatto una cosa intelligente, perché l'astronave di Interstellar ruota. Gira. Certo, quindi simula la gravità con... Quindi simula la gravità con la rotazione, come stare in una centrifuga, come stare sul Tagadà. Ecco. Il Tagadà ti spinge verso la parete della giostra, perché sta girando. Certo. Se tu giri abbastanza velocemente, tu potresti camminare sulla parete del Tagadà. Sì, cioè, tra l'altro c'è chi lo fa, sono gli acrobati che fanno le acrobazie sul Tagadà, no? Esatto. Fanno quella roba lì. Esatto. E il processo è lo stesso, la fisica non cambia di molto. La fisica ci permette, insomma, di usare le giostre anche. Ma è difficilissima poi la realizzazione concreta di una cosa del genere. Sì, è molto difficile, perché devi pensare che molto terra-terra come spiegazione, ma in un'astronave ci sono i cavi. Ah, certo. Se tu ruoti, mi piace il punto di vista dell'ingegnere, no? Allora, perché bisogna dirlo, i fisici sono quelli che vedono la cosa e si inventano la spiegazione più bella in assoluto. Io ammiro i fisici con tutto il cuore, poi dopo però arriva l'ingegnere e dice qua deve passare un cavo, esatto, sei presente, c'è questo cavo, come fai? E spegne tutti i sogni. Intanto penso a quelli che hanno progettato i sistemi per lo smaltimento dei rifiuti, per andare in bagno banalmente sulla stazione spaziale. Guarda che è difficile, perché i nostri scarti sulla Terra vanno verso il basso, ma nello spazio vagano. quindi è inquietante. La toilette della stazione spaziale costa molti molti soldi ed è una cosa ingegneristica parlando veramente difficile da realizzare. Estremamente fino a poco fa gli astronauti non avevano neanche il caffè. Ah, e come facevano a sopravvivere? Ma non lo so, gli astronauti italiani almeno. No, però se ci pensi, la moca funziona perché l'acqua evapora e va verso l'alto, e quindi poi dopo si mescola con la polvere e fa il caffè. Non si può. Però nello spazio, senza gravità, come fai a fare questo flusso dal basso verso l'alto? È incredibile, cioè le sfide, ogni cosa che ci sembra scontata in realtà. E quindi c'è stata un'azienda che ha creato la macchina del caffè a gravità zero, che è fatta, è complicatissima. Ma quanti ne avranno vendute però? 3? 4? No, ne hanno venduta una, perché c'è una sulla stazione spaziale, c'è questa azienda che ha fatto la macchina del caffè
per la stazione spaziale. L'hanno portata su e adesso tu attacchi il tuo sacchetto, okay, col beccuccio, lo attacchi alla macchinetta, ti fai il caffè e poi tu lo bevi col beccuccio. Allora abbiamo capito che le sfide, insomma, ingegneristiche non sono da poco. E a questo punto, quindi dalla toilette, passiamo però a un altro problema. Perché tu sei quello che si occupa appunto di ground control, da un certo punto di vista. Che cosa diavolo è successo con questa stazione cinese? Allora, che cosa hanno fatto i cinesi? Di solito sono precisi, sono... Insomma, per chi non lo sapesse, per chi avesse vissuto in una caverna negli ultimi 2-3 mesi, a un certo punto una stazione spaziale cinese, il Palazzo del Cielo, no? Lo chiamavano, sì. Non so il nome cinese esatto, ma insomma veniva chiamata il Palazzo del Cielo, un nome bellissimo tra l'altro per una stazione spaziale, si è disgregata ed è caduta sulla Terra sparpagliandosi in mille pezzi. Per fortuna non ci sono stati danni gravi a cose o a persone, è crollata nell'Oceano Pacifico se non ricordo male. Esattamente. Ma che cosa è successo? Beh, la Tiangong 1, che appunto vuol dire Palazzo Celeste, come nome è bellissimo. Bellissimo. Però io speravo che rimanesse celeste per un po' più di tempo, ecco. Quanto è rimasta su? È rimasta su 7 anni. Ok. La nostra stazione spaziale è rimasta su 20. Tac, intanto ai cinesi glielo diciamo. Cerchiamo di dire, il 20 novembre 1998 è andata sulla nostra stazione spaziale. I nostri primi astronauti nel 2000. Quindi insomma i cinesi muti, intanto. Possono accompagnare solo. Possono molto accompagnare. Il fatto è che dopo 2 anni di operatività... Uh-huh. I cinesi hanno perso il controllo della stazione. Cioè c'era un tipo che faceva il tuo mestiere che ha sbagliato qualcosa? Probabilmente sì, oppure si sarà rotto un pezzo. Insomma, loro sono stati molto attenti a non divulgare tutte le notizie. Chiaro. Hanno anche mandato su degli astronauti, perché quella era una stazione spaziale, c'erano gli astronauti dentro. Ok. All'inizio. Poi sono... Con una ciurma, una crew, limitata a 3 persone. Okay. Però... comunque c'erano degli astronauti inizialmente, poi dopo gli astronauti sono tornati a Terra e vennero mandati degli altri per cercare di mettere a posto quello che si era rotto. Ok. Il fatto è che non ci sono riusciti e pian piano l'orbita andava degradandosi. E mentre la notizia, diciamo, che ha fatto scalpore è arrivata sui telegiornali veramente di recente. Ok, certo. Questa cosa qua, dal punto di vista operativo, è monitorata, è stata monitorata per vari e vari mesi. Okay. Già l'anno scorso si parlava di quando sarebbe venuta giù la Tiangong. Ok, quindi si sapeva che sarebbe crollata. Sì, si sapeva. Benissimo. Non poteva rimanere lì. Ok, quindi loro non hanno spiegato esattamente cosa sia successo, se è un errore umano, un guasto, non hanno spiegato da dove è arrivato, però da quel che mi pare di capire il transponder è andato fuori servizio. Adesso ci devi spiegare che cos'è un transponder. Il transponder è semplicemente un'antennina che ti serve per comunicare da terra col satellite. Ok, quella che serve a te per mandare i comandi al satellite. No, quella è un'antennona. Ah, ok. L'antennina è quella sul satellite che riceve. Ah, le riceve, ok. Esatto. E si è guastato e quindi non puoi più... Non si poteva più comandare, non si poteva più far nulla. E quindi si sapeva che sarebbe venuta giù, prima o poi. Purtroppo poter identificare la finestra temporale precisa del suo rientro in atmosfera era molto difficile. Però era monitorata costantemente anche dai nostri uffici in Germania, dove abbiamo una sezione dedicata ai detriti spaziali, perché la Tiangong è un detrito sostanzialmente. Ok, certo, che è spazzatura, e non solo perché è cinese. Non solo perché è cinese, ma perché veramente era, non si poteva comandare in alcun modo, quindi era sostanzialmente un pezzo di ferro, non di ferro, un pezzo di alluminio che viaggiava da solo nello spazio. Piuttosto grande anche comunque. Piuttosto grande, pesava 8 tonnellate e mezzo. Quindi non... È un bell'autobus, eh. Sì, è un autobus che però si è disgregato, però non è... Poteva andare storta la cosa. Al rientro con l'atmosfera, poi dopo, comunque la Tiangong non era un pezzo unico, era fatto di tanti pezzi messi insieme, quindi poi dopo sono andati distrutti. Certo. E qualcosa è finito in mare, però comunque parliamo di... pezzi di metallo relativamente piccoli. Sono caduti nel Pacifico, neanche in un punto a caso, sono caduti a nord di Tahiti. Okay. Però sono caduti esattamente nel punto in cui dovevano cadere.
Nel Pacifico c'è un punto che si chiama Punto Nemo. Punto Nemo, ok. Nemo in latino vuol dire nessuno. Sì, certo. Ecco, quello è anche chiamato il cimitero degli spacecraft. Nel senso che ci fate crollare la roba dentro? Nel senso che i rientri sono programmati per far cadere gli spacecraft che hanno finito la loro vita. Certo. Lì. Perché? Perché il punto Nemo è il punto più lontano al mondo da qualsiasi altro centro abitato. Ok, quindi il posto più sicuro dove far crollare è il qualcosa. Posto più remoto che c'è nel mondo. E se qualcuno si chiede, sì, ma l'inquinamento, nessun problema. Il punto Nemo è così remoto che la diversità marina praticamente non esiste, perché non arrivano abbastanza nutrienti, è solo acqua. Quindi non ce ne sono neanche pesci lì? Non c'è praticamente niente. E per cui è il posto dove si scarica le navi. È l'ideale. E poi li si raccoglie con delle navi, immagino. Si Beh, qualcosa sì, per esempio quando cadono i serbatoi, che sono grandi, per esempio uno quando pensa allo shuttle, sì, pensa alla navicella bianca, ma poi anche a quella specie di, chiamiamola supposta, certo, arancione enorme, quello è un serbatoio. Certo. Quello là cade in mare, quello lo recuperano. E lo fai cadere lì. Sì, se sono tutti programmati i rientri, si cerca di farli cadere in punti specifici. Lontanissimo, dove se per caso esplode, se succede qualche cosa, comunque... Deve essere completamente sicuro per gli esseri umani. Fantastico, quindi il Pacifico chiaramente è l'oceano più grande in assoluto. Esatto. Perfetto. Esatto. Allora a questo punto ti voglio fare un po' sbottonare, perché io so che un po' il problema degli ingegneri, è che sono molto terra-terra, no? Però io qui voglio parlare con te, visto che ne ho la possibilità, del futuro. E cioè di che cosa credi che sia possibile, andando avanti, no, con il mondo dell'esplorazione spaziale, perché è un mondo che ha un fascino, è la frontiera suprema, no? È il Far West elevato alla decima potenza. Sì. Quindi quale tu pensi che sarà la frontiera e quali sono anche i motivi per cui questa frontiera di cui si parla sempre non è stata neanche così tanto espansa negli ultimi tempi? Perché in realtà, se io penso proprio a Von Braun, io ho letto molto di lui, è un personaggio che, al di là del fatto che era un nazista, e tra l'altro c'è anche chi dice che non fosse un vero nazista, no, era un nazista vero, uno di quelli che aderiva al nazismo, va bene. Sì. Però a parte questo, cioè Von Braun sosteneva che si potesse arrivare su Marte entro gli anni 2000, cioè lui era convintissimo, e detto dall'uomo che prima è stato il capo ingegnere, insomma, della Germania nazista, che di tutto si può dire, ma non che tecnologicamente fosse una nazione, insomma, incapace, e poi ha portato l'uomo sulla Luna, si tende a crederci. Ma poi cos'è successo? È successo che è finita la Guerra Fredda, perlomeno, e non c'è stato più questo interesse a spingere oltre questa frontiera. Cosa pensi che sia successo e soprattutto che cosa vorresti che accadesse in futuro in questo ambito? Beh... Allora, la corsa allo spazio appunto è nata perché c'era la Guerra Fredda. Certo. Era un modo di far vedere da parte degli Stati Uniti alla Russia che loro erano stati capaci di controllare la Luna, certo, di arrivarci. I russi sono stati i primi a mandare un uomo nello spazio. Gagarin. Eroe. Sì. Eroe di tutti noi. E che mi sembra che alla sua discesa disse: dedico questo mio viaggio a un'attrice italiana, ah, che okay, però non mi ricordo, bisogna cercarla. Quindi era Anna Magnani. Ad Anna Magnani era una appassionata di cinema italiano, evidentemente, o gli piacevano, sì, insomma, le belle donne italiane. Però una volta arrivati sulla Luna ci sono state alcune spedizioni lì. Tanto non si è fatto praticamente niente sulla Luna, no. Si è raccolto qualche roccia e... Sì, si è raccolta qualche roccia, però attenzione, la roccia della Luna, che si chiama regolite, poi dopo è stata portata sulla Terra. E adesso noi siamo capaci di riprodurla in laboratorio. Ok, quindi non serve neanche più andarla a prendere su. No, possiamo riprodurre la regolite sintetica. Fantastico, benissimo. E il ritorno economico però non c'era. Ok. Almeno i tempi non erano maturi all'epoca per... Non avevano neanche la visione di cosa potesse servire la Luna. Certo. Quindi una volta, dopo il 1972, sulla Luna non c'è andato più nessuno. Ok, quindi... Sono 56 anni. Ci siamo andati per 3 anni. No, 46. Sì, dal 69 al 72 e poi... Beh, basta. Poi basta, perché non serviva più farlo. Non serviva più farlo. È magari una frontiera forse per magari ne parleremo dopo, per il turismo magari. Sì.
Quello del turismo spaziale adesso è un mercato in crescita e stanno facendo delle cose molto interessanti. Infatti poi ne parliamo. Navicelle che sfruttano propulsione ibrida. Ci ho fatto la tesio, tac! Sei prontissimo a mollare l'ESA per farti assumere dalla Virgin Space. A fare l'agente di viaggi. Sarebbe bellissimo, un futuro alternativo. Però ok, quindi si è bloccato, quindi non c'era neanche la visione, ma è di andare oltre. Perché il sogno è sempre stato quello di andare su un altro pianeta. Sì. La Luna è sempre stata vista, almeno, voglio dire, io sono un appassionato da sempre di fantascienza, ma è il mio genere preferito. Di letteratura e anche di film, eccetera. Il concetto dell'essere una specie multiplanetaria è quasi alla base della fantascienza. Cioè è uno dei concetti cardine, lo spazio, ma poi la frontiera dei nuovi mondi, un nuovo mondo. È così... Cioè, le sfide tecnologiche, questo è quello che ti voglio chiedere, sono così impensabili da averci impedito questo ancora? Oppure ci è mancata anche un po' la volontà di fare tutto questo? Diciamo che in parte ci si è dedicati ad altro, cose molto importanti, però ci si è dedicati a cose diverse rispetto all'esplorazione umana. Certo. È anche vero che spostarsi su un altro pianeta è molto, molto difficile. Chiaro. Ora, voglio subito distruggere i sogni di tutti, di tutte le persone che vedranno questo video, dicendo che noi andremo su Marte e dopo Marte non andremo da nessuna parte. Ah, tu pensi che finirà lì? Sì, finisce lì. Allora, nell'arco della nostra vita noi probabilmente vedremo l'uomo arrivare su Marte. Sarà probabilmente il momento più emozionante della nostra vita. Probabilmente sì, anche perché noi siamo... quella generazione che non ha visto l'uomo arrivare sulla Luna. Sì, deve essere stato un momento... Quindi noi saremo quelli che vedranno l'uomo arrivare su Marte. Ma oltre Marte, no. Tu dici di no, quindi no. Vuoi smontarci? E c'è un motivo per questo. La distanza? Sì. Prima di tutto uno potrebbe dire, ma perché non atterriamo su un altro pianeta del Sistema Solare? Ma quale? Quale? Pensiamoci un attimo. Venere è l'altro pianeta più vicino alla Terra oltre Marte. A Venere ci sono su tutto il pianeta più o meno 460 gradi. Okay, fa caldo. Fa caldo. E Venere non è il pianeta più vicino al Sole, ma è il pianeta con l'effetto serra più, più elevato di tutto il Sistema Solare, perché Venere è coperta da nubi di idrocarburi. Ok, quindi è un forno. È un forno. Quindi non ci si può andare. Solido Venere, io non so niente di... Sì, Venere è solido. È semplicemente che le temperature sono... È come la Terra, è un pianeta roccioso, okay, però completamente coperto di queste nubi di idrocarburi. Piove, metano, cose di questo genere. Quindi a meno di non avere degli apparati... Bisogna sopravvivere a 460 gradi, eh. Sì. A 700 già i metalli iniziano a fondere. Sì, ok. È dura, difficile. Su Marte invece l'escursione termica è pesante, ma non è superiore a posti della Siberia dove già... Su Marte si fa meno freddo. 70, no? Sì, 70. Però diciamo che all'equatore di Marte, durante l'estate, ci sono 0 gradi. Cioè, i giorni più torridi di Marte hanno 0 gradi centigradi. Okay, fa freddo. Però fa freddo, ma sono delle temperature... sopportabili, si può avere un'attrezzatura che ci permette di esplorare Marte. È come vivere in Siberia, in sostanza. Sì, un po' molto più freddo, però si può fare. Diciamo che la temperatura misurata più bassa sulla Terra è meno 80. Ok. Su Marte stiamo parlando di quelle temperature lì. Perciò, comunque, è freddo, ma diciamo che se noi potessimo teletrasportare gli astronauti su Marte, loro potrebbero vivere. Certo. Invece abbiamo detto Venere no. Venere no. Mercurio. Giove è gassoso. Andiamo verso... Ah, ok. Pianeti rocciosi sono 4. Okay. Cioè Mercurio non si può fare. Mercurio è a 400 gradi dalla parte illuminata e meno 150 dall'altra. Okay. Non ha atmosfera, vuol dire che tu passi da 400 a meno 150 così. Ah, tipo proprio facendo un passo, tipo. Sì, esatto. Venere abbiamo capito che è un inferno. Ok. Non è il pianeta dell'amore, è un inferno. Delle fiamme. Marte, sì. Giove, gassoso. Saturno, gassoso. Urano, sì, gassoso anche lui, in parte. Urano ha un nucleo più solido rispetto a Giove e Saturno, ma non ci si arriva. Ci vogliono comunque... Ci vogliono 7 anni per arrivare su Saturno, pensa per Uranio che è oltre. Ok. Nettuno, stesso discorso.
Plutone non è un pianeta. Plutone non è un pianeta, quindi Plutone, mettetevela via, come basta, dice basta, mi dispiace per quelli che volevano Plutone pianeta, ma Plutone non è un pianeta. È troppo piccolo per essere un pianeta. Troppo piccolo. Ma quanto è grande Plutone? È come la Luna più o meno. Okay. E le lune invece? Perché si sente tanto parlare delle lune di Europa, no? Le lune, sì, dove potrebbero esserci addirittura dei mari. Sì, per esempio ci sono delle lune, Giove ha una trentina di lune. E Saturno anche. E sono tutte grandi abbastanza? Sono grandi, chiaramente su alcune hai una gravità molto molto lieve, mm-hmm, quindi è anche difficile muoversi, perché tu, certo, immaginati se con un sarto facessi un chilometro. Sì, certo. Diventa difficile muoversi. Però sì, su delle lune potrebbe essere, io la vedo molto improbabile perché scarsa atmosfera, troppo piccole, non ci sono effettivamente materiali che si possono usare, per esempio per produrre carburante, certo, o per produrre dei ripari per gli astronauti. Ah, ho capito, quindi non sarebbe praticabile. Tornare alla Luna adesso, tornare sulla Luna sarebbe un'idea molto vincente. Perché? Perché sulla Luna potresti testare le tecnologie che dovresti testare per vivere su Marte. Certo, per esempio. Quindi dici, colonizziamo la Luna. Sì, anche perché sulla Luna ci si arriva in 3 giorni. Sì, quindi è vicino. Sì, è vicino. È un viaggio tranquillo. E oltre invece il sistema solare? No, oltre dimentichiamoci. Non saremo mai una specie plurisistema, secondo te? Allora, pluristellare, diciamo. Ah no, non ci arriveremo forse mai. Allora, io non voglio dire mai, però la distanza stellare è, sì, qualcosa che va al di fuori di ogni concezione umana. Quindi bisognerebbe o creare il wormhole, delle unità che ci permettano, per esempio, di congelarsi, delle unità criogeniche che ci permettono di conservarci per migliaia di anni. Che per il momento... Oppure delle navicelle multigenerazionali. Certo, dove vivi... Dove vivi, ti riproduci e poi i tuoi nipoti, dei nipoti, dei nipoti arriveranno sul nuovo sistema. Oppure bisogna modificare lo spazio in modo da andare più veloci della luce. Certo. Insomma, lì è la fisica che ci sta dicendo no, non si può fare. Pensa che, per quanto riguarda l'esplorazione spaziale, l'oggetto più distante costruito dall'uomo, mm-hmm, è la Voyager 1, okay, che è stata lanciata il 5 settembre del 77. Quella col disco, con incise i suoni della Terra, no? Bravo, il Golden Record. Sì. E dov'è adesso? Adesso è al di fuori del Sistema Solare. Ok. A 21 miliardi di chilometri da qui. Okay, distanza in... La distanza tra la Terra e il Sole è 150 milioni di chilometri. Ok. Lei ha 21 miliardi di chilometri. Ci ha messo 40 anni. Noi naturalmente non abbiamo più nessun contatto. Con no, invece qualcosa. Possiamo... l'anno scorso sono stati attivati dei razzetti per... Addirittura io pensavo si potesse soltanto tracciarne la posizione, dire è lì. Ma no, interagire ancora? Si può interagire ancora. Ma come, tramite onde radio? Tramite... Sì, come con delle antenne che emettono alla frequenza con cui sono state costruite le antenne sulla Voyager. Fantastico, 1. A questa distanza è impressionante. Il comando che viaggia alla velocità della luce, mm-hmm, ci mette 19 ore per arrivare alla Voyager adesso. Quindi sì. Okay. Cioè la Voyager 1 è a 19 ore luce di distanza da qui. Ore luce. Ed è stata mandata nel 1977, ci ha messo, okay, 40 anni per fare 19 ore luce, cioè... Cioè una distanza che la luce coprirebbe in 19 ore. La più vicina stella è Proxima Centauri, se non... Che si trova a 4,3 miliardi 4,3 anni luce, okay. Anni luce, okay. Un anno luce sono quasi 10.000 miliardi di chilometri. La Voyager 1 è a 21 miliardi. Vuol dire che nei prossimi 300 anni la Voyager 1 arriverà in una fascia di asteroidi, mm-hmm, che si chiama fascia di Oort, e uscirà da quella fascia, in 30.000 anni. Capito? Stiamo parlando di grandezze che sono al di fuori della dimensione umana. Quindi mi stai smontando, però mi stai facendo... Io ti sto smontando, però guarda che secondo me su Marte ci si diverte. Questa è una bellissima prospettiva. Cioè, comunque ci sono cose da fare su Marte. Ora...
Il discorso è che mandare gli astronauti su Marte si può fare, il punto è farli tornare. Beh, c'è chi dice che farli tornare non faccia parte del piano. Sì, ci sono stati quei tipi di piani lì, poi dopo però si sono accorti che non è proprio il massimo. Cioè l'idea è magari costruire una colonia lì e tu parti e non torni. Ma... Che alla fine la gente che partiva dall'Europa per il West non sapeva. Non è che tornava in Europa, ma infatti, rimaneva nel Far West. Infatti, però secondo me non è una soluzione... Percorribile e non è proprio una soluzione a lungo termine, nel senso... Queste missioni poi devono essere finanziate da qualcuno. Sì, e lì infatti e cosa l'opinione pubblica quando inizia a vedere gli astronauti che arrivano su Marte e rimangono su Marte, secondo te i governi vorranno ancora finanziare questo tipo di spedizioni? Secondo me è meglio aspettare che gli astronauti siano in grado di tornare indietro, che comunque è difficile, perché anche soltanto trovare la finestra giusta in cui Marte e la Terra siano nella posizione che permette il viaggio più veloce. Certo. E anche lì vuol dire che gli astronauti arrivano e devono passarci almeno un paio d'anni su Marte prima, certo, di ritrovare la stessa condizione. Certo. E tu dici su Marte ci si diverte. Che cosa ci facciamo su Marte? Cioè lo terraformiamo, questa parola bellissima che non vedevo l'ora di tirare in faccia a un ingegnere. Sì. Nel concreto. Allora, terraformare è più una cosa che direbbe Asimov. Esatto. Purtroppo terraformare è una cosa che adesso non si può fare, non abbiamo la tecnologia giusta. Su Marte il 96% dell'atmosfera è fatto di anidride carbonica. Okay, non si respira. Sulla Terra è meno dell'1%. Okay. Bisognerebbe cambiare tutta l'atmosfera, bisognerebbe cercare di creare un campo magnetico. Bisognerebbe fare molte, molte, molte cose su Marte che però non si possono fare. E gli astronauti che andranno su Marte non cercheranno di terraformarlo. Costruiranno. Sentivo l'equivalenza che si usa è quella di costruire una struttura come se fosse sottomarina. Cioè, sì, allora, alcune delle idee, dei progetti, è quello di costruire una base, diciamo, sotterranea, sfruttando dei canyon o comunque delle grotte che sono presenti su Marte. Un'altra invece ipotesi è quella di usare la stampa 3D per poter utilizzare materiale trovato in loco. Certo. Per poter creare dei rifugi per gli astronauti. Certo, ci vorrebbe una stampante 3D che in sostanza prende la roccia marziana e ne fa delle casette. Beh, per quello che io dico che tornare sulla Luna è utile, perché noi per esempio adesso riusciamo a stampare in regolite, che è il minerale della Luna. Certo. Possiamo usare la stampa 3D con quel materiale lì. Quindi l'idea sarebbe, andiamo sulla Luna, creiamo un rifugio lì, facciamo gli esperimenti e così almeno sappiamo che certa tecnologia si può usare, certa no. Certo. La Luna è anche un po' più ostile di Marte, però almeno è vicino alla Terra. Sì, sì, forse addirittura è una prova anche più difficile, quindi ci sta, insomma, è un'ottima prova generale. Esatto. Ma l'ESA, per esempio, adesso io non so se tu puoi discutere di vari, ma voglio dire, l'ESA ha dei piani per andare sulla Luna oppure non c'è nulla di tutto questo? No, al momento no. Siamo ancora lontani. No, l'ESA in questo momento si sta occupando per la maggiore di osservazione della Terra e scienza. Hanno delle missioni interplanetarie, ma non con uomo a bordo. Ok, certo. C'è anche tutta una fascia, diciamo così, di esperti, di astrofisici, eccetera, che sostiene che l'idea stessa di usare l'uomo sia senza senso, no? C'è un famoso fisico, per esempio, Lawrence Krauss, che sentivo dire i robot costano meno, non sono pericolosi, se tutto va in malora non muore nessuno, che senso ha mandare gli uomini? Gli rispondeva Neil deGrasse Tyson però che nessun bambino ha mai sognato un futuro migliore pensando a un robot, cioè che l'idea dell'uomo che mette piede sul pianeta è quello che fa crescere un bambino dicendo voglio diventare un astronauta, no? Come sei cresciuto tu, cioè, esatto, cioè quindi che è un po' una questione di ispirazione l'idea di andarci con un essere umano. Esatto, ma poi a mandare un robot su Marte è una cosa che è già stata fatta. Sì, c'è Curiosity, no? Sì. Certo. Ma ci sono stati mandati diversi rover su Marte, beh, diversi forse non so, ma alcuni sì. Il discorso è che i robot, per quanto sofisticati e intelligenti siano, non possono fare quello che fa l'uomo. Certo. E poi soprattutto un robot
cosa porta sulla Terra? Sì, porta degli studi, ma gli studi per cosa? Per poi far andare l'uomo. Sì, 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 sì. Cioè fa delle analisi, ma queste analisi servono poi per... E poi insomma... Per lo step successivo. Io ogni volta che sento questo discorso di cui accennavamo anche prima sul fatto del ma che cosa serve andare nello spazio, eccetera, ogni tanto penso, sì, ci sono dei buoni motivi economici, ci sono soprattutto dei gran buoni motivi scientifici, ma anche se non ci fossero, anche soltanto per dire, ma non ti viene, lo so, i cuoricini negli occhi a pensare all'idea di mettere piede su Marte, cioè è una cosa che mi riempie di emozione come nient'altro, cioè io ricordo, ho passato la mia infanzia a leggere di fantascienza e a sognare queste cose e non riesco nemmeno a concepire come funzioni la mente di qualcuno che dica non lo trovo interessante. Trovo che sia per definizione. Sì, ma poi dopo ci sono magari anche quelli che dicono ci sono così tanti posti sconosciuti sulla Terra, perché devi andare su Marte quando puoi visitare quelli? A parte che non è neanche tanto... Cioè, ci sono... L'oceano è abbastanza sconosciuto, così sulla Terra... Beh, noi sappiamo molte più cose di quello che abbiamo sopra la testa che di quello che abbiamo sotto i piedi. Gli oceani sono largamente inesplorati, però la Terra no, gli oceani sono d'accordo, però insomma. Comunque quindi il futuro, e Marte abbiamo detto un posto dove divertirci, non possiamo terraformarlo, comunque non velocemente, non al momento, però possiamo farci un sacco di scienza, e assolutamente sì, cioè probabilmente costruire una colonia lì vorrebbe dire far avanzare la tecnologia umana a un livello che probabilmente, cioè c'è anche chi dice, sempre Neil deGrasse Tyson diceva, terraformare Marte è follia, perché qualunque tecnologia abbiamo che ci permetta di terraformare Marte, allora vuol dire che possiamo sistemare i problemi della Terra. Esattamente, e questo pensiero io lo condivido in assoluto, perché è vero. Se puoi cambiare l'atmosfera lì, allora esatto. Puoi risolvere l'effetto serra qui. Esatto, e dico io, per questo serve di nuovo la corsa allo spazio, perché quell'impeto di cercare di risolvere dei problemi che su un altro pianeta sono molto più difficili da risolvere, poi ci porterà a risolvere problemi sulla Terra. Certo. Perché, diciamoci la verità, non ci saranno magari durante la nostra vita vedremo delle persone andare su Marte, ma magari non riusciremo a vedere una colonia stabile lì. Certo. Però con questo sviluppo almeno potremmo riuscire a vedere alcuni problemi sulla Terra venire risolti. Certo, quindi poi c'è la cascata per ritornare a... E qui ti voglio arrivare a un altro tema, sì. Un tema che mi ha sempre affascinato. La stazione spaziale anche internazionale è per l'appunto una collaborazione di stati che di per sé tra di loro non è neanche detto che vadano granché d'accordo. Quindi la domanda che ti voglio porre anche da uno che ha avuto la possibilità di lavorare nelle agenzie, eccetera. La corsa allo spazio può essere anche una scusa per unire un po' un mondo che comunque, per quanto le cose migliorino nel corso del tempo, cioè vuol dire 100 anni fa probabilmente c'erano più guerre di quante ce ne siano adesso, però comunque, cioè, può essere una, come dire, un enterprise, come dire, un obiettivo comune a tutti che ci unisce la scienza, la tecnica, la frontiera. Certo, il motivo è semplice, la scienza non conosce nazioni. Gli stessi principi su cui si deve basare uno scienziato di un paese sono quelli su cui si deve basare uno scienziato di un altro paese. Senza collaborazione noi saremmo ancora nel Medioevo. Certo. È stato grazie agli scambi che l'uomo ha avuto questo progresso che vediamo adesso. La stazione spaziale è un esempio lampante, ce ne sono anche altri. Prova a pensare per esempio al CERN di Ginevra. Certo. Sono realtà multinazionali. Fantastico. Ed è grazie a queste realtà che alcune nazioni veramente hanno iniziato a collaborare. Tu pensa che adesso, una cosa che anche soltanto 40 anni fa era impossibile, adesso gli astronauti americani vanno sulla stazione spaziale che in parte è stata costruita dall'Unione Europea tramite l'ESA con un razzo russo. Fantastico. Non è una cosa che se potessi chiederlo a mio nonno, lui direbbe no, questa cosa non può esistere. Cioè non ci avrebbe creduto. Non ci avrebbe mai creduto, eppure sta accadendo così. Quindi la scienza, come anche... Alla fine quello che mi piace è che i calcoli che fai tu per far spostare il satellite sono gli stessi che deve fare il cinese col suo di satellite. Esatto. Non si scappa da lì. Esatto. E veramente io penso che la scienza sia
un fattore che unisca i popoli. Perché? Perché io magari sto facendo una ricerca e tu sai una parte di quello che sto facendo io. Ti chiedo un consulto, tu mi dai una mano, tu pubblichi, io pubblico. È anche una questione egoistica. Cioè io voglio, come scienziato, voglio pubblicare, voglio avere successo. Certo. Ma per avere successo non posso fare tutto da solo. Certo, è un lavoro di gruppo. È un lavoro di gruppo. Infatti una cosa che, su cui riflettevo tempo fa era il fatto che noi tendiamo a magnificare la figura di alcuni geni, no? Quelli che hanno portato, non so, Newton, Galileo, Einstein, Fermi, insomma i grandi, no? Però in realtà la maggior parte del lavoro della scienza è un lavoro di equipe, di centinaia e centinaia di scienziati sconosciuti al grande pubblico, perché poi nell'ambito invece della scienza è chiaro, cioè, tutti conoscono Watson e Crick che scoprono il DNA, ma quanti sconosciuti scienziati poi hanno lavorato su quel DNA, esatto, e ne hanno tirato fuori? Cioè è un lavoro proprio di gruppo in cui tra l'altro che si autocorregge, perché se Loris sbaglia un altro se ne accorge, esatto, e te lo fa subito notare perché poi lui pubblica la correzione al tuo studio e quindi c'è questa guerra pacifica, questa guerra che però aiuta a progredire. Idee, una sì, guerra di idee. Prova, hai detto esattamente, hai detto una cosa giustissima, perché prova a pensare ad Einstein. Einstein, uno si immagina la relatività come una cosa che Einstein scoprì da solo. E nessuno però si ricorda del professor Ricci, che era un professore di Padova, che tramite i suoi studi fornì degli strumenti matematici ad Einstein per sviluppare la relatività. La relatività è fisica, ma la matematica è il linguaggio della fisica. Certo. E Einstein appunto utilizzò questi strumenti che sono stati scoperti a Padova tramite gli studi del professor Ricci. Quindi voglio dire, sì, è una collaborazione, non ci sarebbe stato un Einstein senza tanti altri. No, perché quando Ricci scoprì questi elementi matematici non c'era ancora un'applicazione. Certo. Però io la penso in questo modo: se anche quello che scopri nella matematica adesso vedi che non ha nessuna applicazione, prima o dopo la troverai, arriverà, perché non esiste una matematica senza un corrispettivo fisico. Ok, questa è una cosa molto interessante. Quindi forse un caso limite in questo è proprio Newton, che da solo ha inventato il calcolo, branca intera della matematica. Quindi forse lui è uno dei pochi che si può dire veramente abbia da solo fatto fare un balzo di 100 sì, anni alla scienza. Però un caso più unico che raro, forse unico proprio nella storia dell'umanità. Quindi insomma un lavoro di gruppo, un lavoro per il gruppo, e quindi insomma una cosa veramente anche commovente da un certo punto di vista, no? La ricerca della conoscenza che ci unisce come persone. A questo punto vorrei tornare un attimino sulla questione dei razzi, perché so che tu ovviamente sei uno specialista della propulsione. No, dopo c'ho il razzo. Esatto, c'hai il mega razzo, quindi è importante dirlo. Dopo essere deragliati sulla bellezza della scienza, eccetera, mi piacerebbe chiederti però nello specifico di un tema di cui si sente molto parlare, perché è già tornato fuori in questo mio podcast un paio di volte, la figura di uno degli imprenditori più geniali, insomma, degli ultimi 20 anni, Elon Musk, no? Elon Musk, che si occupa anche di spazio, e poi parleremo di SpaceX perché mi interessa da un altro punto di vista, sostiene sostanzialmente che la corsa allo spazio è impedita dal costo esagerato dei razzi, per l'appunto, cioè del fatto che i razzi vengono sparati in alto, poi vanno buttati e quindi tutto SpaceX, l'impresa appunto spaziale di Elon Musk, si basa sul concetto di riutilizzare i razzi. Allora volevo sapere, secondo te, intanto se la visione di Musk ha senso. In secondo luogo, le sfide, ci sta riuscendo? Perché adesso, voglio dire, ha sparato la sua macchina, no, nello spazio, con sì, la sua Tesla, fantastico, con questo mega Falcon Heavy, ed è in preparazione il BF, qualcosa che starebbe per Big Falcon, ma tutti chiamano Big Fucking Rocket, fottuto razzo, sì, gigante. Sì, esatto. Cosa ne pensi, proprio da specialista, al di là proprio dello spazio, da specialista dei razzi, di questa idea di Elon Musk, e quali sono le sfide? Perché non mi rendo conto nemmeno di quanto sia complesso quello che sta cercando di fare. Musk con la sua attività sta risolvendo due problemi. Il primo è quello del costo dei decolli, perché effettivamente è molto costoso, perché tu devi pensare che ogni sonda, ogni spacecraft, ogni cargo che viene mandato nello spazio
Poi dopo il razzo che l'ha portato su è distrutto e bisogna rifarlo tutto completamente da capo. E costa un razzo per sparare lo Space Shuttle, per dire? No, sullo Space Shuttle non ti so dire, ma io ti posso dire che un lancio per l'ESA costa sugli 80 milioni di euro. Quindi è un costo enorme. Sì, tu prova a pensare se da 80 le porti a 40. Sì, sì, cioè, hai risparmiato veramente. Eh sì. Ora, se lui riduce il costo per ogni lancio, si possono fare molti più lanci. Certo. E così facendo si possono creare delle strutture orbitanti molto più grandi. Perché non devi aspettare che venga costruito il razzo nuovo. Il Falcon ha il vantaggio che attraverso un controllo d'assetto molto preciso hai due razzi che portano il cargo che poi dopo atterrano entrambi su una piattaforma, atterraggio controllato, preciso. Il costo è dimezzato perché poi dopo tu quei razzi li ricarichi e li riusi. Fantastico. Quando inizialmente lo shuttle doveva risolvere questo problema. Perché lo shuttle era stato ideato come un veicolo riutilizzabile, certo, che avrebbe tagliato i costi di ogni lancio. Però questa cosa qua non si è rivelata vera. Perché? Perché la protezione, tutto lo strato nero che aveva lo Space Shuttle sotto, era stata fatta in modo che bisognasse cambiarla dopo ogni lancio attraverso dei puntamenti laser. Okay. Quindi alla fine non era per niente più costoso, non era per niente più economico. Certo, quindi non c'era un vantaggio di niente in realtà. In quel caso lì no, infatti adesso nel 2011 hanno ritirato lo shuttle e adesso si va su con la Soyuz, che è un razzo russo. Ok, quindi la sfida di Musk è una sfida sensata, cioè il suo... Molto sensata, perché comunque nello spazio abbiamo molte attività da fare e non diminuiranno col tempo. Certo. Perciò tagliare i costi vuol dire favorire queste attività, perché attenzione, prova a pensare, alla stazione spaziale i rifornimenti devono arrivare almeno due volte l'anno, certo, per forza. Ora, immaginati quanto... Attenzione, i rifornimenti di materiali e poi i rifornimenti di persone. Certo. Quindi tu... immaginati quanto vengono tagliati i costi attraverso dei razzi riutilizzabili. Quello che mi sembra sorprendente è che questa cosa sia venuta in mente a uno che tutto sommato di spazio non sapeva un cavolo di niente. Perché non è venuto in mente alla NASA? Cioè, sono scemi o c'è qualcosa che non va? No, non sono scemi. Ma è la NASA scema. No. È strano che venga in mente, perché vuol dire Musk era... Sì, lui ha studiato anche ingegneria, eccetera, ma voglio dire... Lui era un fisico. Ah, sì? Sì. Però, voglio dire, ha lavorato per prima cosa nel mondo dell'informatica, con PayPal, no? Quindi no, certo non era un ingegnere aerospaziale. Esatto. Come se l'è sognata lui questa cosa? Perché non un altro? Perché comunque la NASA aveva lo shuttle fino a... Ok, quindi erano investiti tutti i soldi. Avevano investito talmente tanti soldi, stiamo parlando di miliardi e miliardi e miliardi di dollari nel programma shuttle, che alla fine non c'era quell'interesse nello scoprire il razzo nuovo, diciamo. Okay. Musk non è che ha creato SpaceX e il giorno dopo aveva il razzo pronto. No, certo. Ci sono passati una decina d'anni prima di arrivare quasi al livello in cui è adesso. E in questi 10 anni i soldi ce li hanno messi investitori privati e Musk in prima persona. Certo, quindi hanno perso soldi, cioè hanno deciso di puntare su quello che era un progetto, un sogno, se vogliamo. Sì. E lui sostiene, adesso Musk ogni tanto la spara grossa, no? Sostiene che entro il 2030, 2033, eccetera, ci avremo questa famosa colonia su Marte. Sì. Lui vuole portare, insomma, la gente, questo è il suo interesse. Perché? Perché sì. Perché la sua risposta mi è piaciuta tantissimo, ha risposto perché se penso a un futuro in cui non siamo su più di un pianeta mi deprimo. Mi sembra un motivo più che sufficiente per giustificare qualche miliardo di dollari di spesa. Quindi il suo motivo bellissimo, ma naturalmente dietro SpaceX c'è anche una questione economica, perché si sta prendendo una serie di commissioni per portare su e giù satelliti, per portare nello spazio, insomma...
è un'azienda che fa anche utili adesso, non è che non è una roba in perdita. Quindi certo, cioè, l'ideale è anche un po' l'aspetto, come dire, di promozione, di marketing, ti vende il sogno, no? Ma poi dietro c'è anche una seria... C'è un business serio. Un serio business. Ma a questo punto quindi arriva la domanda fondamentale. Tu sei dall'altra parte, cioè tu sei dalla parte delle agenzie. Lavori in un'agenzia che è di fatto pubblica, da un certo punto di vista. Sì. È pubblica multistatale, ma sì, è pur sempre pubblica. Sempre di più viene fuori lo spazio come frontiera non più solo del pubblico, ma anche del privato. Virgin ha aperto la sua divisione spaziale, Boeing ha aperto la sua divisione spaziale, SpaceX, e ce ne sono altre. La domanda è pubblico versus privato. La mia personalissima opinione è che il privato sia una manna dal cielo per lo spazio, ma non potrà mai sostituire il pubblico in certe cose specifiche. Perché? Perché il privato dovrà essere sempre, prima di tutto, preoccupato del profitto. Ci sono una serie di operazioni spaziali che hanno un profitto o a lunghissimo termine o hanno un profitto di tipo scientifico che un'azienda privata non si può permettere. Quindi la mia idea è che sia fantastico che arrivino anche i privati, ma che il ruolo delle agenzie sarà sempre quello di spingere l'esplorazione laddove non ci sono dei profitti diretti e concreti. Però sentiamo la tua. Allora, la mia personale opinione è che il privato è benvenuto nello sviluppo spaziale, però secondo me ci deve essere sempre un ente sovranazionale che fa controllo sulle attività del privato. Perché adesso noi stiamo parlando di i satelliti, di rifornimenti alla stazione spaziale. E cosa succede se un giorno un privato decide che vuole mettere un satellite di osservazione e fare qualcosa, diciamo, nell'ambito della difesa? Un privato, eh? Certo. Ci deve essere un controllo. Certo. È una frontiera, comunque, voglio dire, è uno spazio che va controllato dalle nazioni. Esatto, okay. Esatto. Poi, il privato nello spazio non è una cosa affatto nuova, perché tu prova a pensare a tutti i satelliti per le telecomunicazioni che ci sono. Certo. Quelli sono satelliti enormi, sono degli autobus, che sono pagati totalmente da aziende che vogliono mettere il satellite delle telecomunicazioni lì. Aziende telefoniche, aziende di internet, aziende di televisione. Esattamente. E tieni presente che questi satelliti sono enormi, nel senso che, per esempio, le nostre missioni, per esempio, di astronomia, quelle che usiamo per vedere le galassie e le stelle, in confronto a questi satelliti sono dei giocattoli. Cioè, i privati hanno della roba, dei giocattoloni. Sì, perché tu, quando sei nel pubblico, devi giustificare le tue spese. Il privato, invece, non deve giustificare a nessuno. Sono soldi suoi, ci fa quello che gli pare. E infatti. Okay. E quindi, ben venga il privato. Ci deve essere però del controllo. Nel caso di SpaceX, Elon Musk sta facendo molto bene. E lui sta unendo il voler colonizzare Marte, che sarà comunque un'impresa che andrà in perdita, certo, dal punto di vista economico. Ma avrà un guadagno di immagine. A parte il guadagno di immagine, ma adesso lui sta facendo, come si dice, sta pagando le bollette utilizzando i suoi razzi per fornire dei servizi alla NASA, per esempio. Certo. Alla NASA conviene economicamente, invece di farsi tutto in casa, aiutarsi. Sì, ma... Notizia da insider, probabilmente anche l'ESA inizierà a usare SpaceX per... Ah, quindi ci pieghiamo al capitalismo puro. Costa meno, è questo il punto. Sì, e comunque fanno dei servizi molto ben fatti, nel senso, anche un razzo indiano costa meno, però... Il 60% delle loro missioni fallisce. Mi stai dicendo che il programma spaziale indiano non è particolarmente sviluppato? Allora io ti dico soltanto che loro hanno fatto una missione che doveva andare sulla Luna, che è costata meno del film Interstellar.
E non è andata solo lui. No. So, è andata male. Però. Adesso io farò una clip, taglierò solo questa parte della nostra conversazione e ti userò per fare così il razzista spaziale. Io non sono razzista. È che il loro programma. È il loro programma che fa schifo. Questo è bellissimo. Vabbè, ma insomma, ok, quindi SpaceX fa dei buoni servizi, quindi offre dei servizi. E sì, la tecnologia che sta sviluppando SpaceX, immagino che ci siano delle protezioni per l'aspetto dello spionaggio industriale enormi, ma voglio dire che tu sappia, le agenzie, la NASA, l'ESA, chi per loro, stanno provando ad andare nella stessa direzione i razzi riutilizzabili, oppure conviene dire vabbè che lo faccia Musk e conviene che lo faccia lui e basta. Conviene, sì, assolutamente. Quindi il punto è che lui si è posizionato per primo e adesso a questo punto lui ha trovato la sua nicchia ed economicamente a questo punto dice vabbè c'è uno che già lo fa, perché esatto, devo spendere soldi per farlo io, lo faccio fare a lui. Ha senso, eh? Sì sì sì, economicamente ha senso, certo. Anche perché se l'ESA per esempio dovesse spendere di meno per i suoi razzi, per i suoi lanci, avrà un budget maggiore per sviluppare altre missioni, per esempio. Certo. Sì, sì, quindi conviene affidarsi a chi fa un servizio, lo fa già bene, piuttosto che cercare di scimmiottare. Anche perché poi dopo tutto è brevettato. Certo. Quindi tu, anche volendo entrare in quella direzione, comunque dovresti ricominciare a progettare ricerca da capo. Ricerca e sviluppo da capo. Quindi non vale più la pena. Quindi lui si è lui sì, è stato molto molto bravo. Invece non ho sentito ancora parlare dal punto di vista di proprio di Musk del turismo spaziale, invece ne ha parlato tantissimo Virgin, e quindi voglio dire si parla anche dell'idea appunto di fare turismo spaziale, di astronave orbitale o di addirittura la Luna. Pensi che sarà un cioè quello che ti domando io non è di predire il futuro, perché no, ma dico dal punto di vista delle sfide che tu conosci molto bene, ingegneristiche, è possibile un turismo spaziale? Sì, è possibile. Ma se stiamo entro la Luna. Ma ha dei costi ragionevoli? Grazie a Musk, in futuro sì. Ok. Perché per esempio, prendiamo l'esempio più eclatante che è quello della Virgin. Ok. Con Spaceship One e Spaceship Two. Ok. Questa navicella sostanzialmente è un aereo con due razzi sotto. Okay. L'aereo decolla, poi a un certo punto accende i razzi e va su. Il volo è suborbitale. Okay. Vuol dire che sì, siamo fuori dalla Terra, vediamo il cielo nero sopra la nostra testa, vediamo la curvatura della Terra, però non siamo in orbita. Quel volo lì dura un'ora e poi dopo ritorna giù. E costa non so quanto costa fa. Tantissimo, costa tantissimo. E infatti la ricerca e sviluppo serve proprio a tagliare i costi, perché non c'è nulla di nuovo nel volo suborbitale. È una cosa che si faceva negli anni 60 già. Certo. Quello non è niente di nuovo. Però poterlo fare a un prezzo ragionevole, quello è nuovo. Ci andrei volentierissimo. Io, per io ci andrei volentieri. Certo che se tu mi costa 50.000 euro il biglietto... No, costa di più. Ok. Stiamo parlando... Al momento i voli non vanno sotto i 200.000 euro a biglietto. Insomma, vabbè dai, Loris, quest'estate... Però quest'estate faccio la stagione, quindi me lo pago. Vabbè. Si potrà andare in futuro anche sulla Luna come turismo spaziale. Io sogno un giorno di poterlo fare. E io che... sulla Luna ci andrei, su Marte no, ma sulla Luna sì. Non andresti su Marte? Non andrei su Marte. Perché temi che non si torna più indietro? Perché innanzitutto sono 8 mesi nel nulla più totale e se succede qualcosa non puoi tornare indietro. Sì. Devi arrivarci per forza. Poi una volta arrivato lì ci vogliono almeno altri 2 anni prima di poter ridecollare e... ipotizzando che tutto sia andato liscio e che quindi nulla si sia degradato, tutto sia perfetto. E poi sono altri 8 mesi di nulla assoluto. In questo caso credo che l'ignoranza, cioè penso che nessun ingegnere debba mai fare quel viaggio. Un ingegnere che sa che cosa c'è dietro probabilmente... No, infatti, poi ti passa la voglia. Nel senso, guarda, una statua per chi ci andrà, il primo che ci andrà sarà il più grande uomo della storia forse. Ma io non ci andrei, però sulla Luna sì. La Luna sì. Sulla Luna sì, 3 giorni, dai, sto lì, mi leggo un libro. Vado là, ci stiamo lì qualche giorno e poi dopo ritorniamo indietro, altri 3 giorni, porto 2 libri, sono a posto. Bellissimo, bellissimo. E a questo punto l'ultimo tema, perché qui abbiamo parlato un po' di come funziona lo spazio, eccetera.
Arriviamo a un tema, se vuoi, comunicativo, cioè la percezione dello spazio. La percezione dello spazio, in particolare, da parte di chi? Da parte dei cretini. Allora, il mondo mi prendi alla sprovvista. Esatto, e ti voglio parlare di alcune tendenze. Le tendenze di chi guarda verso l'alto, verso lo spazio o verso, insomma, il cielo, e ci vede delle cretinate, dei complotti. Parliamo della terra piatta. Parliamo dei terrapiattisti. Sì, Loris, te lo devo chiedere. Parliamo. Sai che ogni volta che tu dici terrapiattista, un ingegnere aerospaziale muore. È bellissimo. Ho fatto di recente un video che non è ancora uscito al momento in cui lo stiamo registrando, ma uscirà fra qualche giorno, sulla storia di Mad Mike Hughes, un personaggio. Ma è quello lì che. Sì, che si è costruito un razzo in giardino. A parte che, insomma, tanta stima, perché io un razzo non lo saprei costruire, forse tu sì. No, ma io, anche se lo sapessi fare, non me lo costruirei in giardino, perché un razzo è praticamente uno strumento che fa un'esplosione controllata. Sì, e io non voglio avere un'esplosione controllata sotto il mio sedere. Ecco, questo è bellissimo. Comunque, Mad Mike Hughes, per chi non lo sapesse, è questo signore terrapiattista che ha fatto un crowdfunding per $20,000 e con $20,000 si è costruito un razzo con il quale è riuscito finalmente a spararsi un paio di mesi fa, ha raggiunto la velocità di 350 miglia orarie, che comunque, sì, non è niente, è arrivato a 572 metri, quindi è arrivato a tipo il 5% della strada che doveva per controllare se la curvatura del terrestre, vabbè, insomma, non importa. Però comunque 350 miglia orarie è piuttosto veloce. Dopodiché si è schiantato, chiaramente si è aperto il paracadute, però è schiantato male, non è morto, si è fatto parecchio male e ha già detto che ci riproverà. Ma la prossima volta con un razzo più grosso. No, ma allora, non voglio dire troppe parolacce, però il fatto è che questo, come si chiama? Mad Mike Hughes. Ecco, la parola chiave è mad. Sì, di lavoro fa l'autista di limousine, e tra l'altro ha un Guinness dei primati, lo so perché l'ho cercato, per aver fatto con la limousine un salto di 31 metri, cioè si è buttato giù da 31 metri da tipo una scogliera con la limousine. Insomma, un personaggio di carattere. Sono sconvolto dalla quantità di informazioni che sei in possesso rispetto a... ho voluto fare un video. No, ma lui, questo qui è un cretino. Ma più che altro perché, allora, tu, se ci pensi bene, la ricerca della verità è quello che guida ogni scienziato. Certo. Quindi il fatto che lui voglia fare degli esperimenti personalmente per vedere se questa cosa sia vera o no è ammirevole, da un certo punto di vista. È ammirevole, però è un cretino. Perché? Perché lui potrebbe tranquillamente comprare un pallone aerostatico, aerostatico e stratosferico, quindi fatto di un materiale particolare, costa €130. Ok, ci attacchi la GoPro, lo carichi di un gas leggero, per esempio elio, quel pallone lì non ti arriva a 25 km, ma può arrivarti a più di 30 km di altezza, e a 30 km tu vedi la curvatura della Terra. Sì, sì, sì. E non devi andare tu a schiantarti e rischiare di rimanerci secco. Attaccaci la GoPro, certo. Tanto poi il pallone è arrivato a una certa quota, scoppia. La GoPro cade, però se tu sei intelligente ci attacchi il paracadute e arriva con un atterraggio molto soft. La recuperi e sei a posto. Eh certo, ma questo vorrebbe dire essere delle persone intelligenti. Invece parliamo del presupposto che costui è un cretino. Sì. Però quello che mi affascina, che non sono riuscito a trovare, ho cercato, penso che potrebbe interessare anche a te, è come abbia realizzato questo razzo. Cioè, come si fa con $20,000 a costruire un razzo? Cioè, tu sapresti costruire un razzo, posto che di volerlo fare? Perché io avrei molta difficoltà. Cioè, si è sollevato comunque la terra. Sì, si è sollevato, ma allora, innanzitutto, per esempio, i razzi dentro il loro serbatoio possono avere varie sostanze. Certo. La più il razzo più semplice ha una sostanza solida dentro. Certo. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha questo blocco, tipo un cilindro con un buco al centro. Che sostanza è? Una roba fossile, un combustibile? No, è un si chiama micromiscela di sono idrocarburi, ma non entriamo in particolare. È questo cilindro con un buco in mezzo che viene acceso dall'interno e brucia quindi verso fuori. Certo. Ora, questa cosa che brucia, tu ci attacchi sotto un ugello, che vuol dire una specie di cono, che prima si restringe e poi si allarga, e quella cosa... E spinge. Alla fine, se ci pensi, un razzo non è molto diverso da un fuoco d'artificio. Ok, certo. Stesso discorso, soltanto che tu devi avere abbastanza materiale e avere
dimensionare tutti i vari compartimenti abbastanza bene, però si può fare. Quindi tecnicamente spararsi nell'aria non è così difficile? No, non è molto difficile se lo fa in questo modo. Ovvio c'è una difficoltà, un razzo solido, quindi con il combustibile solido, una volta che l'accendi non si spegne più finché non è finito. Ok. Con i combustibili liquidi, per puoi esempio, puoi interrompere, perché certo. Tu basta che chiudi il rubinetto, non passa più e quindi si spegne il razzo. Quindi tu con questo razzo probabilmente il buon Mad Mike non aveva nessun controllo. Cioè non aveva assolutamente alcun controllo. Io non so che, non ho visto il razzo, però se dovessi scommetterei che lui non avesse avuto nessun controllo. Ha acceso una miccia e si è sparato. Sì, esatto, cioè praticamente lui si è attaccato a un fuoco d'artificio grande. E basta. Tra l'altro il livello di pericolosità. Sì, tra l'altro quei materiali lì sono molto pericolosi, perché se poi la combustione non avviene in modo regolare, quella cosa lì può scoppiare. Ah, esplode. Sì, esplode. Okay, quindi e poi dopo, ciao Mad Max, cioè non avresti recuperato niente, perché... Sì, certo. E lui voleva arrivare a 25 km. Sì. A 25 km un... No, non posso neanche cominciare, perché ci sono talmente tante cose sbagliate. Che... Anche solo la vibrazione, se non è sì, bene. Sì, ma le vibrazioni possono far scoppiare il razzo, intanto. Perché tu c'hai una fiamma dentro e se la muovi può scoppiare. Poi, a 25 km, che tipo di protezioni hai il tuo corpo? Cioè tu ti butti col paracadute, a 25 km d'altezza il paracadute non si apre. Certo. Intanto. Quindi tu devi essere bravo abbastanza e abbastanza... preparato da per poterlo aprire nel momento giusto, e non è neanche un paracadute normale, perché i paracadute normali sono fatti per lanciarsi da una certa altezza. Certo. Se tu apri il paracadute e sei supersonico, il paracadute semplicemente o ti laccia, ti distrugge, okay. Oppure si spacca il paracadute, si spacca la tela. Insomma, ci sono tante cose. Tra l'altro un uomo di 61 anni, cioè neanche un giovane. Sì, ma poi questo qui è allenato, si è mai lanciato con un paracadute, ha mai fatto qualcosa nella sua vita per poter fare questo tipo di esperimenti. Si è lanciato con una limousine da 31 metri. Sì, ma appunto, cioè è caduto, nel senso, a cadere ci vuol poco. No, ma volevo soltanto vedere la tua reazione da esperto di razzi e astrofisico. No, io sto male, io non sto male, veramente. Quindi vogliamo dare un messaggio a coloro i quali credono che la Terra sia piatta? Vogliamo dire, il messaggio è studiate. Qual è? Sì, allora, prendete il libro di scienze, io guardo la telecamera direttamente. Sì, sì. Perché questo messaggio è per voi, persone che credete alle teorie del complotto, in particolare alle teorie del complotto sulla Terra piatta e queste altre cose qui, ma anche altre cose scientifiche, vabbè. Scie chimiche. Prendete il libro di scienze di scuola media, iniziate da pagina 1 e arrivate fino alla fine. Vi prometto che entro la fine... Molte di quelle cose in cui credete non saranno più tali, quindi basta leggersi il libro delle medie. Sì, allora devo dire che alcuni libri di elementari sono molto fatti bene e quindi potrebbe anche bastare. Io dico, prendete quello delle medie, perché lì magari è un po' più approfondito, ecco, quello già vi smonta tutte le cose in cui magari state credendo adesso. Questo è bellissimo. Vi do tutto il supporto possibile, ma non venite da me con già la certezza, perché poi dopo mi tocca smontarvi e demolirvi psicologicamente e intellettualmente. No, è brutta, taglierò questa clip e la farò benissimo. No, comunque è incredibile, leggevo una statistica che diceva circa il 40% degli americani è convinto che il sole ruota intorno alla Terra. Cioè parliamo di statistiche impressionanti. Quindi no, questa c'è anche un problema di comunicazione. Questa statistica però bisogna vedere bene come è stata svolta. Sì, perché, chi hanno intervistato? Perché per esempio se questa statistica fosse stata fatta per esempio nel 1200, certo, allora sì, aveva un senso, però purtroppo è stata fatta nel 2000 e... Sì, quindi... No, sì, è assolutamente impressionante. Io però...
spezzo una lancia a favore di questo, quello che dicevi tu prima, cioè le persone non sono obbligate a saperne di scienza. Esatto. Quindi anche lo scienziato, però, la figura del divulgatore è una figura importante, cioè gli scienziati devono anche smetterla, alcuni, di fare la torre d'avorio, parliamo di scienza tra scienziati, e anche scendere un po' a spiegare alle persone. Cioè io mi immagino quello che, io per esempio, no, sono un grande appassionato dello spazio, eccetera, leggo un sacco di libri di divulgazione, eccetera, però io stesso, che sono un grande appassionato, non ho la minima idea di che cosa faccia l'ESA. Esatto. Perché non esce un bollettino? Magari c'è, però io non ricevo una comunicazione, è l'ente anche mio, no? Visto che è europeo, mi piacerebbe sapere cosa fa l'agenzia. E lo so, io potrei dire che l'ESA magari potrebbe migliorare il suo public relations, per esempio, capito? No, anche per il pubblico, per aiutare le persone, perché non tutti sono tenuti ad aver studiato, a parte gli scherzi, assolutamente. Ma io, a parte il mio campo, negli altri sono abbastanza ignorante. Mi fido di quello che mi dicono gli altri, che sono magari preparati, e cioè il principio di auctoritas, no? Se una persona è preparata in un campo, tendo a fidarmi di quello che mi dice. Anche perché non si può verificare tutto, cioè l'autorità di per sé nella scienza non vale niente, però a un certo punto non possiamo verificare tutto, ci fidiamo dell'esperto in questione. Infatti, però il discorso è, sì, l'ESA può migliorare il suo PR, assolutamente sì. Dall'altro lato, e poi dipende dall'interesse personale, perché tu magari inizi a farti delle domande e dici, ma non è che per esempio questa cosa spaziale funziona così, oppure esistono gli extraterrestri? Certo. Allora tu, invece di andare nei blog sconosciuti dove ci sono le teorie più disparate, veritanascoste.com sì, no, non li riconosco purtroppo. No, l'hanno sparato a caso. Ah, ok. Vai a vederti magari anche solo dei video su YouTube fatti da gente che magari ne sa e ti spiega. Certo, c'è anche chi fa, dice che è anche una questione proprio di voglia di andare a indagare temi difficili. Sì, ma io per esempio di economia non so niente, però magari quando sono vicino alle elezioni e mi interessa sapere come vedono alcuni argomenti politici, magari di quegli argomenti lì io non ne so nulla, quindi mi vado a cercare qualcosa, anche molto superficialmente, non bisogna entrare nei dettagli, certo, ma almeno per capire di che cosa stanno parlando. Quindi il lavoro più impegnativo è quello della persona che deve andare a cercare, deve fare ricerca. Certo, quindi anche nel nostro piccolo, sì, una piccola ricerca. Bisogna fare ricerca. È così che ci ritroviamo ad arrivare nello spazio, possiamo dire così. Esattamente. Insomma, è una cosa bellissima. Un video di YouTube alla volta. Sì, 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 sì. Un video di Alessandro De Concini. Esatto. Cioè, venite a vedere la mia pagina, no? Chiaramente io non mi occupo di spazio, però magari ho ospiti di questo tipo. Allora ti chiedo di chiudere a questo punto, se hai un messaggio finale o una citazione, qualche cosa di spaziale con cui vuoi salutarci. Ho una citazione che mi fa morire ogni volta e che rappresenta la difficoltà dell'ingegnere. Ok, va benissimo. È una citazione di Tom Mueller, un ingegnere, che dice: ci sono mille cose che possono accadere quando accendi un razzo, ma solo una di queste è buona. questo è bellissimo. E diciamo che l'unica cosa buona è magari essere sparati nello spazio. Allora io innanzitutto ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi ed averci mostrato un po' quanto possa essere interessante. Io spero che queste conversazioni abbiano anche la capacità magari di spingere qualcuno ad approfondire questi temi, no? Naturalmente non siamo scesi nei dettagli ingegneristici, ma magari qualcuno, guardando anche una trasmissione come questa, gli viene voglia di andare a vedere qualche cosa su com'è lo spazio, com'è l'ESA, come funzionano tutte queste cose veramente molto interessanti. Io quindi adesso mi rivolgo a voi spettatori, vi ringrazio per aver seguito questa nostra terza puntata di A Fuoco. Vi ricordo che questo è un programma mensile, usciamo il primo di ogni mese, quindi noi ci rivediamo esattamente fra un mese. Io sono Alessandro De Concini e tutti i giorni su tutti i social, la mia pagina Facebook Alessandro De Concini ADC, YouTube tramite podcast e tutte le altre piattaforme, vi parlo ogni giorno appunto di cultura, apprendimento, cognizione, attualità. Noi ci vediamo domani per un prossimo video e il mese prossimo per il prossimo fuoco. Grazie.